tutti, buongiorno a tutti, che belle facce, facce giovani, facce, facce che vorrebbero essere altrove per la maggior parte, io credo. No, non dica così, no. Anche la sua, Colletti, vedo del cedimento. Sì. Dobbiamo dialogare, lei sta là, facciamo questo dialogo surreale come all'estremità di una tavola del Medioevo, o viene qua? Sì. A prendersi, no, le sue responsabilità, perché è lei che mi ha invitato. No, io resto qui lontano da lei. Cosa ci ha portato a questo punto? Già che siamo in ballo, balliamo. Cosa Sì. Intanto mi ha sorpreso molto quando mi ha invitato Giampaolo. Intanto perché credevo di aver bloccato il tuo numero. E l'altra cosa è perché io non sono affatto esperto di questo tema di innovazione. Infatti è strano che non mi abbiano ancora nominato ministro. Comunque... risate tiepide, perché giustamente ci sono le istituzioni che aleggiano gli sponsor. Cercherò di non offendere troppo nessuno, ma diciamo che le innovazioni, io lavoro in radio e in TV, due media che possono sembrare molto conservatori, ma in realtà, sapete, hanno proposto e stanno proponendo grandi novità, per esempio Colorado, La Corrida, Portobello, cioè tutti format molto freschi che insomma... possono ancora dire la loro, però comunque, vabbè, parla lei, Colletti, che siamo ancora nel 2018 con le slide, onestamente non mi sembra il caso di fare ironia. Comunque ho portato anch'io le mie slide, perché se non hai le slide non sei nessuno. Apprezzerete il fatto che io stia per fare il mio intervento in italiano, lo faccio per venirvi incontro. L'innovazione io la trovo davanti a me sui social tutti i giorni, soprattutto l'innovazione ha portato a un cambiamento in comportamenti quotidiani, come per esempio la beneficenza. Ora tutti voi vi troverete le bacheche di Facebook invase da "oggi è il mio compleanno e ho deciso di fare lo splendido coi soldi vostri", cioè Medici Senza Frontiere, Emergency, tutto quanto, però alla fine sono gli altri che devono mettere i soldi. Me ne è capitata davanti di queste richieste, diciamo, di contributo benefico, una un po' particolare, questa, dove devo cliccare affinché, esatto, questa, per il compleanno del Ministro dell'Economia qualche settimana fa c'è stato... è stato lanciato questa cosa, non ha ancora avuto tantissimo successo, comunque se cercate su Facebook, magari potete contribuire anche voi, basta molto poco. Solo 20 euro al momento. Solo 20 euro, però io confido che entro Natale la gente si metterà una mano sul cuore. Comunque sono tempi molto duri, io su internet faccio satira, faccio sarcasmo, ora... se permettete, non sarei io a doverlo dire, ma col sarcasmo su internet anche basta, facciamo un'altra mezz'oretta e poi io chiuderei, perché non se ne può più di prendere questi tempi poco sul serio. Sono tempi molto seri, sono tempi molto arrabbiati, e lo vedi anche da piccoli segnali. Per esempio, venendo in treno qua a Milano, ho aperto il wifi del cellulare per cercare una rete per connettermi, sì, e tra le reti ce n'era una che mi fa capire che il mondo è uno screenshot vero, che il mondo è molto arrabbiato, cioè c'è dell'ansia, diciamo. Per questo io avevo pensato a un progetto ambizioso, portare la rivista famosa satirica Charlie Hebdo, francese, sapete, colpita da un attentato qualche anno fa, portarla in Italia, farne un'edizione italiana. Però ho capito che, per non offendere nessuno, l'unica edizione italiana possibile di Charlie Hebdo potrebbe essere questa. Cioè facciamo veramente una pagina bianca, così siamo sicuri che non offendiamo nessuno. A proposito di Charlie Hebdo e di terrorismo, vabbè, inutile ricordare questi episodi che ci hanno colpito e ci stanno colpendo. Sappiamo da tempo che l'ISIS ha promesso anche in Italia di colpire. Ce lo dice il Gazzettino del Nord-Est, un giornale molto... molto importante, molto diffuso nel Triveneto. Adesso toccherà all'Italia. Nel sottotitolo c'è un avvertimento, possiamo zoomare ancora. La minaccia è apparsa su Telegram, sito vicino allo Stato Islamico. Quindi se avete sul vostro cellulare Telegram, vi invito a disinstallarlo, potreste essere, diciamo così, sott'occhio, attenzionati dalle varie procure. Va bene, parliamo di innovazione. Io ho sempre assistito all'innovazione in Italia fatta in un certo modo, cioè io vedo due modi di fare innovazione. Il primo è trovare idee nuove, disruptive, come si dice in inglese, oggi se non usi un inglesismo a cazzo non sei nessuno, oppure il modo italiano, cioè fare finta di fare l'innovazione convincendo chi ti dà i soldi che la stai veramente facendo, perché oggi
lo sappiamo tutti, è importante fare innovazione, fare le cose, ma è importante anche saper raccontare le cose. Certo. E molte volte, se sei bravo a raccontare le cose, puoi pure non farle, cioè proprio c'è questo salto. Una cosa, se non farò riferimenti politici, ma se volete leggerli tra le righe ci sono, e quindi bisogna innovare anche prodotti che magari già esistono, cercare di raccontarli. E io invito tutti a prendere esempio dai parrucchieri per signora, che è un, diciamo, un campo al quale sono, mio malgrado, molto vicino, perché come tutti adesso umorismo dove vuole sessista. Andare a parare Andreoli, ragazzi, l'umorismo sessista va bene, non va fatto, però il parrucchiere ha trovato il modo di prendere quelle quattro cose che fa, cioè taglio, piega, schiarittura, tinta, sì, eccetera eccetera, chiamarle con nomi a cavolo tipo balayage, chatouche, e farle costare 200 euro anziché 30. Quindi prendiamo tutti esempio dai parrucchieri, mettiamo parole straniere a caso e che Dio ce la mandi buona. Andrei avanti rapidamente con una offerta appunto che rinnova i dolci della tradizione. Proprio su questa scia ci sono in vendita il candoro e il canettone per cani. Questa è una cosa vera che ho trovato. Scusate, io non posso del dire. Marketing dell'idea. Chiedo scusa se è pubblicità occulta. Comunque, dolci della tradizione rivisitati. E sulla comunicazione, noi italiani che siamo sempre stati maestri, io appunto ho qualche riflessione. Forse ci siamo lasciati un po' andare. Non prestiamo più l'attenzione che facevamo una volta alla scelta delle parole. Come per esempio questo negozio che vende cose per bambini ha scelto questa. Chiaramente tanti genitori sono affollati prima di capire l'equivoco, oppure anche questo prodotto, non so se si può zoomare, è il prodotto per le mani, è per tutti i tipi di mano, non di pelle, di mano. Io mi sono chiesto quali tipi di mano ci possono essere, poi c'era l'etichetta dietro che spiegava un po' tutto. Ma andrei avanti con un altro prodotto, perché il veganesimo, sapete, tutto il business del cibo salutista ci ha un po' preso troppo la mano, tendiamo a non fare più attenzione a quello che ci stanno raccontando, e quando vedo in commercio questa confettura capisco che c'è qualcosa che non va, ci siamo spinti troppo in là. Non bastava più la confettura al 100% di frutta, abbiamo superato il 100%. Oltre, forse, oltre. Forse c'è in gioco l'antimateria, qualcosa. E in un mercatino di Natale, proprio questi giorni, ho fatto questa foto, qui c'è lo zoom, siamo arrivati al 140% di frutta, il principio della termodinamica violato da queste strepitose confetture, anche se il divertimento è il fino a, cioè il fino a rovina tutto, è come dire io a Capodanno ti regalerò fino a 100 euro, ma possono essere anche due, questo fino a cosa vuol dire? Esattamente come il negozio sotto casa mia qui a Milano che ha questa insegna, tutto a 50 centesimi e più. Ma quelle più, cosa vuol dire? Possono anche essere 100.000 euro, insomma. Stiamo più attenti quando facciamo queste marketing, questa pubblicità spicciola, perché molte volte perdiamo di vista ciò che stiamo leggendo. Allora ci fregano con il dietifricio, per esempio. Perché c'è il dietifricio? Oppure ancora di più, il mutuo vegetariano. Ecco, stanno calcando la mano dopo il mutuo vegetariano. Guardate questa coppietta che si abbraccia, lui glielo appoggia delicatamente e poi, vabbè, è sempre di vegetali Andreoli, si tratta, c'è anche il materasso vegano. Io voglio dire, materasso vegano, nessuna pecora è stata uccisa evidentemente. Poi si arriva al vino vegano, questo è il mio cavallo di battaglia, il vino vegano. Voi dite, è un vino per forza vegano? No, il vino ha anche lieviti di origine animale e quindi potrebbe anche non essere vegano. Ma sulla stessa bottiglia dietro c'era questa etichetta, allora io non capisco più niente. Vi giuro, è tutto vero quello che avete visto, è tutto vero. Un applauso al vinificatore vegano, io non so più dove devo guardare, scusatemi. Attenzione però, perché i vegani hanno un alleato molto pericoloso, perché sul Mattino di Napoli qualche tempo fa è apparsa questa notizia: Satana appare sulla bistecca di carne rossa. Avvertimento lanciato dai vegani. Questo dice che i vegani e Satana sono alleati. Questo si era sospettato da sempre un po', si sa, il Satan, no, quella cosa che mangiano, insomma, c'è una certa assonanza. Ma guardiamo questa bistecca, ecco, vedete, c'è da diventare vegetariani subito. Queste cose vanno sui nostri quotidiani, io non mi prendo responsabilità, c'è veramente da diventare vegetariani
all'istante possiamo anche zoomare. C'è anche oh uno Dio. Zoom, ecco. Ma attenzione, la conseguenza di questa cosa è che il parroco del Duomo nega la sala ai vegani perché sono pericolosi. Lo dice sempre il Gazzettino, lo stesso di prima di Telegram. Comunque bisogna stare attenti anche in pubblicità. Per esempio questo è un articolo apparso sul Tirreno, il lento addio al diesel, declino dei motori diesel. Molti costruttori hanno già rinunciato al diesel, ad esempio Toyota, Honda e Porsche, mentre altri, tra cui il gruppo FCA, Fiat Chrysler, sono in procinto di farlo. Ebbene, nella stessa pagina, se scorriamo, cosa succede? Sotto c'è scritto il diesel conviene. Scusa, questo mi fa sempre ridere. Comunque siamo quasi alla fine, vi do due consigli, un esempio negativo e uno positivo. Il primo esempio è: dovete fare un detergente intimo femminile, dovete reclamizzarlo. Ecco, io userei un altro slogan rispetto a questo, non so voi, ma io non ritengo questo un esempio virtuoso, ma fortunatamente noi italiani siamo un po' padri della lingua e della comunicazione, quindi c'è anche l'esempio virtuoso con cui vi saluto, che è questo. Ero in Calabria, cercavo un luogo dove pranzare e ho trovato questo baracchino, si chiama Hai Fame. Io ripartirei da qui, se mi consentite. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Stefano Andreoli. Grazie.